Immaginate di entrare in possesso della tenuta di famiglia che la scapestrata lontana cugina ha lasciato in dote a un'altra donna, che però si ammala, viene ricoverata in una struttura psichiatrica e muore. Immaginate di trovare i diari della scapestrata lontana cugina, milioni di parole vergate a mano, una calligrafia a tratti illeggibile su migliaia di pagine e decine di volumi. La storia è la vostra passione e quell'archivio è una miniera d'oro. Immaginate di sfogliare le pagine con avidità, che mai avreste pensato di poter accedere a un materiale così vasto e dettagliato sulla comunità locale, la sua politica, la sua economia. Inciampate però su intere sezioni in cui niente è intellegibile, non è un problema calligrafico, è proprio un codice cifrato, chiuso, inaccessibile. Avete una passione per la storia e intuite a modi rabdomante che quell'archivio nasconde un'altra miniera d'oro. Immaginate di chiedere aiuto a chi, dopo molte notti insonne, riesce a decifrare alcuni simboli, poi un'intera parola, qualche frase, alla fine tutto il testo. Immaginate di non seguire le voci che consigliano di bruciare tutto, eliminare i diari, cancellare le tracce che potrebbero infangare il nome della famiglia, tramandare la vergogna, lasciare in eredità il disprezzo. Voi siete John Lister, che a cavallo tra 800 e 900 prende i diari della scapestrata lontana cugina, li nasconde tra i pannelli della biblioteca della tenuta di Shibden Hall, West Yorkshire, Inghilterra, e consegna ai posteri intatte le chiavi di accesso alla vita affettiva e erotica di Anne Lister, la prima lesbica moderna. Il lesbismo ha assunto in questi anni una rilevanza senza precedenti sugli schermi mainstream occidentali. A lungo la cinematografia ha imposto alla lesbica di sbirciare negli angoli bui della narrazione per immaginarsi come possibile in una scena in cui sembrava non esserci posto. Facile prevedere il finale. La lesbica poteva solo finire in prigione o in sanatorio, o meglio ancora sottoterra. Non stiamo ancora tutte bene, ma oggi la spettatrice lesbica può finalmente lasciarsi attraversare da paure e speranze, delusioni e desideri, decessi e risurrezioni. Questo è Rino 1959 e io sono Federica Fabiani, incollata da anni allo schermo del cinema e della TV per scovare percorsi inediti tra reale e immaginario. Anne Lister è stata recentemente oggetto di grande attenzione mediatica presentandosi sugli schermi televisivi via HBO negli Stati Uniti e BBC One in Gran Bretagna con la serie televisiva Gentleman Jack, ideata e sceneggiata da Sally Wainwright, rimasta in sospeso per circa 20 anni prima di far arrivare in porto il progetto. I thoroughly intend to live with someone I love. Miss Lister. Miss Walker. Is it wise? People talk. They can't touch me. Nature was in an odd freak on the day she made Miss Lister. We're not alive, are we? If we're not taking the odd risk. La figura di Anne Lister è decisamente affascinante per la condotta audace nella vita sia privata sia pubblica, il tutto meticolosamente, quasi ossessivamente registrato nei suoi diari, 5 milioni di parole, 7.720 pagine, un totale di 27 volumi, di cui circa un terzo cifrato con un codice personalissimo, che Lister chiama Cryptehand, un misto di greco, latino, simboli matematici e simboli zodiacali. Bisognava solo farli venire alla luce. Il problema non sembra essere stata la decifrazione del codice, ma l'inappropriatezza dei contenuti dei diari. Shibden Hall, alla morte di John Lister, passò nelle mani della Halifax Corporation, che trasformò la casa in un museo. Il bibliotecario municipale di Halifax, Edward Green, chiese di catalogare i diari, rintracciò l'anziano Arthur Burrell, che nelle famose notti insonne aveva decifrato il codice, e mise il tutto in cassaforte. Negli anni 60 Vivian Ingham e Phyllis Ramsden lavorarono ai diari, ma ancora dovettero garantire che il materiale inappropriato non fosse divulgato. Complice il movimento delle donne degli anni 70, il clima divenne favorevole e Elena Whitbread, una studiosa cresciuta ad Halifax come Lister, prese in mano i diari, li decodificò e diede alle stampe a Know My Own Art, The Diaries of Anne Lister, 1791-1840. Era il 1988 e, come sottolineato da Jeanette Winterson, fu quasi ironico che Anne Lister riemergesse dopo 150 anni proprio nell'anno in cui il governo Thatcher approvò la famigerata sezione 28, vietando agli enti pubblici di promuovere intenzionalmente l'omosessualità, soprattutto, orrore degli orrori, come pretesa relazione familiare. Nel 2010, su Radio Times, Winterson ricorda: «I diari mi hanno dato coraggio. Ho sentito una connessione non solo con Anne Lister, ma con le altre donne che erano finalmente state in grado di decodificare e pubblicare una storia così importante,
importante per qualsiasi donna che volesse fare le proprie scelte nel mondo, indipendentemente da ciò che è o non è socialmente accettabile. In codice la sua vita privata, il suo amore profondo per le donne, l'attrazione erotica immaginata e vissuta con le tante amanti, l'assoluta certezza di voler vivere in totale libertà ogni singolo aspetto della passione amorosa. Uno spaccato di vita vissuta che non poteva sfuggire al fagocitante mondo seriale che molto condiziona oggi l'immaginario collettivo. Già nel 2010 vi è stato un adattamento televisivo della storia di Lister, The Secret Diaries of Miss Ann Lister, prodotto dalla BBC Two, che mandò in onda nello stesso momento anche il documentario Revealing Ann Lister. There is one thing that I wish for. There is one thing without which my happiness in this world seems impossible. I was not born to live alone. I must have someone with me. And in loving and being loved, I could be happy. A differenza del film, che si concentrava sul primo periodo della vita adulta e più specificamente sulle relazioni affettive di Lister, la serie TV Gentleman Jack, che speriamo arrivi presto anche in Italia, si apre quando Anne ha già 41 anni ed è reduce da una cocente delusione d'amore. L'amatissima Mariana Belcombe ha accettato di sposare un uomo non ritenendo possibile una vita fuori dalle convenzioni sociali. Anne prende in mano le redini di Shipden Hall, in cui vive con parte della famiglia di origine, e entra in conflitto con molti dei proprietari terrieri della zona, decidendo di sfruttare meglio e in modo indipendente le miniere di carbone presenti nelle sue proprietà. La presenza scenica di Anne Lister, interpretata magistralmente da Suran Jones, è totalizzante e magnetica, riuscendo immediatamente a catturare l'attenzione della spettatrice. Vestita completamente di nero, abiti maschili, capello a cilindro, che a detta dell'attrice medesima è una licenza poetica, un incedere sicuro e spavaldo che sembra dire a chi guarda di non avere paura di essere e volere quello che si desidera. È quasi un eccesso a tratti che sembra renderla unidimensionale, una sorta di predatore maschile in un corpo femminile e quasi invulnerabile, che si sa ormai che è la cifra un po' noiosa dell'eroe senza macchia. Tuttavia, lo ammetto, se ne rimane soggiogate, soprattutto quando, e questo è un vero colpo basso per la spettatrice, Lister stabilisce un contatto visivo con chi guarda. Lo abbiamo già visto nella splendida serie televisiva Fleabag di Phoebe Waller-Bridge ed è la rottura della quarta parete, quando la personaggia, muovendosi abilmente tra finzione e realtà, svela al pubblico i suoi pensieri, spesso non in accordo con le sue azioni. Ecco che Lister ci fa sapere che sta mentendo alla giovane Ann Walker, che tiene tra le braccia, mentre la rassicura di non essere mai stata a letto con altre donne. La sua smorfia, che rivolge a noi che guardiamo, non lascia dubbi. Certo che ha avuto altre donne e noi, in quel preciso momento, diventiamo suoi complici, assumendo completamente il suo punto di vista. Che siate lesbiche oppure no, che siate donne oppure no, voi siete Ann Lister. E in questo la serie TV è assolutamente perfetta. La rappresentazione di Ann Lister, sia nella forma del primo film, del documentario, adesso della serie TV, è fondamentale per posizionare la presenza reale di una donna che ha amato le donne. I diari di Lister sono in questo senso un materiale di archivio unico, vista la rarità con cui certe esperienze non convenzionali sfuggivano alla cronaca delle vite quotidiane di altri tempi. La loro decodifica, tra l'altro, è ancora in corso ed è plausibile che non tutto sarà pubblicato, come ben riporta la studiosa Caroline Gonda nel libro Lesbian Dams, Sapphism in the Long 18th Century per l'editore Routledge. Questo significa, ed è ancora Caroline Gonda la mia fonte, che il dibattito accademico sulla vita di Lister è dipeso sostanzialmente dal modo in cui le curatrici Elena Whitbread, Jill Lidington e Muriel Green hanno redatto i diari per la pubblicazione. Se la prima stesura dei diari, infatti, ignorava il lesbismo di Lister, una seconda edizione, curata da Whitbread, invece, ha prodotto una narrazione in cui le storie d'amore lesbiche emergevano per erotismo e carnalità. Whitbread lavorò ai diari in un periodo particolarmente favorevole agli studi lesbici, che stavano appunto cercando di respingere la nozione dominante di amicizia femminile romantica, secondo la quale l'attività sessuale tra donne era altamente improbabile prima del XX secolo. È stato proprio durante gli anni 90 che le studiose Terry Kessel, Anna Clark e Lisa Moore hanno attinto a piene mani dall'edizione dei diari appena pubblicate da Whitbread, per smarcarsi dall'idea malefica, evidentemente anche infondata, che non esistessero lesbiche prima del 1900
e celebrare infine la scoperta di una donna che ha meticolosamente registrato quello che faceva a letto, sui divani e in altri luoghi più o meno ameni con altre donne. C'è stato in quel primo periodo di fiorire di studi LGBT da parte di storiche e critiche letterarie una vera e propria caccia alla fonte attendibile per localizzare gay e lesbiche nel corso del tempo con cui lettrici e attiviste contemporanee potessero identificarsi e sentire una vicinanza. Ora, come spesso accade, forse è giusto anche che sia così, questo punto di vista ha suscitato qualche obiezione e qualche malumore. Jack Halberstam, ad esempio, in Female Masculinities, Maschilità senza uomini, tradotto da Federica Frabetti e pubblicato da ITS Edizioni, rileva una aproblematica categorizzazione del desiderio di Lister come lesbico nelle varie letture che dei diari hanno fatto alcune storiche, di cui critica, soprattutto in Anna Clark e Terry Kessel, il fatto che presumano che esiste una cosa, come il desiderio lesbico, indipendente dai soggetti che desiderano, che è semplicemente in attesa di entrare nel discorso e trovare una rappresentazione adeguata. Rileggendo i diari curati da Whitbread, Halberstam ne conferma l'utilità, in particolare per il ribaltamento della presunzione omofobica associata all'idea delle amicizie romantiche. Tuttavia mette in dubbio che la vita sessuale di Lister sia così inequivocabilmente assimilabile alle nozioni moderne di pratiche sessuali lesbiche. Lister agisce come un marito femminile e le sue pratiche tribadiche, le restrizioni che imponeva alle sue amanti per non farsi toccare e la sua autoidentificazione con la maschilità dovrebbero essere lette per quello che sono, segni di una maschilità femminile attiva e funzionale, ma preidentitaria, inserita in una cultura matrimoniale altamente ritualizzata. Ma insomma, chi è Ryan Lister e perché 150 anni dopo esercita ancora così tanto fascino? Ed è con me per rispondere a questa domanda e dirci molto altro ancora Margherita Giacobino. Ciao Margherita e grazie per aver accettato l'invito a partecipare a questo episodio che probabilmente sarà il secondo di Rino 1959. Io credo sinceramente che tu non abbia bisogno di presentazioni, scrittrice, saggista, traduttrice, regista cinematografica e molto ti sei occupata di letteratura e cultura lesbica. Io modestamente, molto modestamente, penso di aver letto quasi tutti i tuoi libri, anche quelli firmati con lo pseudonimo Eleanor Rigby, quindi si va indietro di un po' di anni e questo mi rende particolarmente felice per la tua presenza qui oggi. E sei qui nella puntata dedicata a Enlister non a caso. Esce infatti il 20 settembre per Solmara Edizioni, Nessuna mi ha mai detto di no, Enlister e i suoi diari segreti, un testo scritto da Angela Staidele che appunto tu Margherita hai tradotto. Direi che il titolo non lascia dubbi su quella che è l'impostazione del libro. Ci vuoi raccontare chi è Angela Staidele, come è nata l'idea di questa traduzione e come questo libro affronta la figura storica di Enlister? Vabbè, grazie a te Federica, grazie per avermi invitata e per essere una lettrice dei miei libri, cosa che mi fa sempre molto piacere. Allora, Angela Staidele, che io non conosco personalmente, è una scrittrice tedesca di 50 anni che si è occupata soprattutto, ha scritto già parecchi testi, si è occupata soprattutto di biografie di storie lesbiche. Ha parlato di donne che hanno vissuto travestite da uomo, non cito tutti i suoi titoli, cito solo quello che mi colpisce di più, che è Storia di un amore, Adele Schopenhauer e Sibylle Mertens. E Angela Staidele si è dedicata a un personaggio molto importante, diciamo, della storia lesbica, molto particolare, che è Ann Lister. Ann Lister ha lasciato una mole imponente di diari. In cosa è consistito il suo lavoro? Nel prendere visione dei materiali pubblicati e non, ma comunque già trascritti o sintetizzati. Perché è così importante la trascrizione? Perché la scrittura di questi diari è in parte criptata e quindi la trascrizione è fondamentale. E i diari, come dicevo, sono una mole infinita e sono stati solo in piccola parte pubblicati. E comunque qualunque pubblicazione richiede poi una scelta, richiede di fare dei tagli, perché è impossibile pubblicare tutto, anche perché sono diari molto particolareggiati, molto interessanti da molti punti di vista, ma anche un po' illeggibili nel complesso, no? Su questi diari, che hanno già di per sé una storia piuttosto interessante loro stessi, perché sono stati nascosti, ritrovati
pubblicati per quanto riguarda parti che, sulla vita dello Yorkshire, elementi della vita dello Yorkshire del primo 800, pubblicati da un nipote. Poi il nipote ha decrittato anche le parti criptate. Quando si è accorto, insieme a un amico l'ha fatto, quando si è accorto di cosa c'era scritto, l'amico gli ha detto: brucia tutto. Lui fortunatamente non l'ha fatto, li ha invece nascosti. Sono stati ritrovati anni dopo e ci sono voluti decenni di lavori, di trascrizioni, prima che venissero pubblicati, perché il contenuto in effetti era piuttosto sulfureo. Ci hanno lavorato sempre delle donne. Prima Phyllis Ramsden e Vivian Ingham, che due studiose che hanno trascritto o sintetizzato, comunque le uniche che hanno letto proprio tutto nel complesso. Poi Jill Lidington e Elena Whitbread, altre due studiose che si sono occupate di singole parti, sezioni di diario che sono state poi pubblicate. Ma abbiamo dovuto arrivare agli anni 80 del Novecento per avere una pubblicazione delle parti più, come dire, nascoste, più, e per noi forse anche più interessanti, cioè quelle che riguardano la vita amorosa ed erotica di Anne Lister, no? L'idea di questa traduzione nasce da un colloquio tra me e Paola Mora dell'Associazione Sentieri Sterrati, che pubblica anche, che è anche la, diciamo, una branca della quale Somare Edizioni. Eravamo entrambe molto interessate a questo personaggio e Paola Mora mi ha segnalato questa biografia, io l'ho letta e ho capito che effettivamente si poteva tradurre, perché, ed era molto interessante farlo, perché è la prima che dà una visione complessiva della vita di Anne Lister, perché i diari, come dicevo, essendo così enormi, sono sempre molto, le pubblicazioni sono relative ad anni specifici e sempre molto comunque tagliate. Angela Steidel ha lavorato solo su materiali già quindi già trascritti, e però ci fornisce una massa di citazioni del testo molto molto importante e lavora su quello, quindi noi seguiamo Anne Lister dalla sua infanzia, da quando comincia insomma a scrivere fino alla morte. Le date ancora preciso, le date storiche sono 1791-1840. E Anne Lister comincia a scrivere molto giovane, però i suoi diari si formalizzano e prendono l'aspetto che noi oggi conosciamo nei suoi 25-26 anni. E quello che è strabiliante di Anne Lister è che lei racconta non solo i dettagli della sua vita quotidiana, ma le sue storie d'amore, i suoi desideri sessuali, il modo con cui lei conquista e seduce e che cosa fa a letto con una serie di donne e il suo desiderio di vivere con una donna. Da poi un personaggio molto 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 interessante, non solo per questo. Quello che ho trovato molto interessante di questo libro è l'indice, perché si va proprio per i nomi che hanno, no? I nomi delle donne, e quindi l'impostazione del libro è proprio molto chiara, quindi quello di cui si parla credo sono le avventure e le storie d'amore di Anne Lister, giusto? No? Come lei ha vissuto la sua vita, soprattutto immagino sentimentale. Sì, dicevo, i diari comprendono anche tantissimo di più di questo, però... questo è per noi forse un interesse prioritario, sicuramente uno degli interessi prioritari. La divisione in capitoli, ognuno dei quali è intitolato a una donna, è proprio il criterio di lavoro di Steidel. Infatti il titolo originale è Eine erotische Biografie, Anne Lister, Eine erotische Biografie, una biografia erotica. Quindi questo è il taglio che Angela Steidel ha voluto dare alla sua lettura. E la ragione del titolo invece che avete deciso di dare voi? Il titolo che abbiamo voluto dare noi è una frase di Anne Lister, e diciamo che riprende molto. Non ci piaceva tantissimo riprendere solo una biografia erotica, ci sembrava leggermente limitativo, perché comunque di fatto quello che viene fuori da qui non è solo la vita erotica di Anne Lister, ma è la vita nella sua complessità di questa donna. Potevamo intitolarlo Gentleman Jack, ma Gentleman Jack era di nuovo essere un po' tributario di un evento, di un qualcosa di mediatico che non è ancora neanche arrivato qui,
e che forse nella sua vita lei non ha mai neanche sentito, o comunque a cui non ha mai prestato attenzione questa espressione. Mentre nessuna mi ha mai detto di no è una frase da lei scritta e che rispecchia molto bene quello che lei pensava di sé. In realtà qualcuna le ha detto di no, ma poche. Sì, che poi questo ci porta proprio a quello che, insomma, per me con questo podcast che è un po' il discorso principale, cioè Diane Lister si è detto che è la prima lesbica moderna, e infatti è proprio Angela Steidle che scrive come Lister non avesse, no, sensi di colpa, lesbofobia interiorizzata, disperazione, lacrime, non c'è un viversi in maniera sbagliata, e mentre invece proprio lei si presenta come totalmente consapevole, lei parla di oddity, no? Quindi di una sorta di differenza, di una sua differenza. Bisogna dire che sulla definizione di lesbica c'è stata un po' di confusione, come forse ultimamente c'è spesso tutte le volte che si entra nei meandri del lesbismo o gender non conforming o queer, no? Basta ricordare la questione della targa che è stata affissa nel 2018 sulla Trinity Church a Goodram Gate, dove Lister e la compagna Ellen Walker celebrarono una specie di unione legale ante litteram. La definizione di Lister come gender non conforming, perché questo c'era scritto sulla targa, Ann Lister, un'imprenditrice in gender non conforming, ha sollevato un gran polverone, c'è stata una raccolta di firme, ci sono state delle petizioni, tant'è vero che mi pare l'anno dopo, qualche mese dopo, la targa è stata sostituita e adesso c'è scritto Ann Lister, un'imprenditrice lesbica. Questo riporta anche un'altra diatriba che c'è stata tra Jack Halberstam e alcune storiche lesbiche, ora come nome mi viene in mente Terry Castle. Jack Halberstam ha parlato di presentismo perverso che porta alla storiografia lesbica. Lui si riferiva in modo particolare all'indagine che si fa sulla sessualità lesbica, a indagare il passato con i paradigmi della contemporaneità e quindi a interpretare, secondo lui ovviamente erroneamente, diverse rappresentazioni della mascolinità femminile riunendole nella categoria del lesbismo. Tu cosa ne pensi e come attraverso il libro che hai tradotto viene presentata Ann Lister sotto questo profilo, ecco, da questo punto di vista? Ma io penso che definire Ann Lister come un'imprenditrice gender non conforme sia molto riduttivo, perché è chiaro che lei non si conformava alla sua, come dire, aveva una posizione di non conformità rispetto al suo genere, ma non definirla lesbica significa non citare uno degli elementi, l'elemento forse più dirompente della sua vita e dei suoi diari, e cioè il suo desiderio per le donne. Uno può essere gender non conforme in tante maniere, ma lei amava le donne, le desiderava, le seduceva, voleva vivere con una donna, lo scrive e ce lo racconta, e ce lo racconta anche in termini molto diretti, che costituiscono un unicum nella scrittura del suo periodo, del suo tempo, no? Quindi mi sembra discutibile, no? Mi sembra molto riduttivo, no? Io se leggessi gender non conforme non saprei chi era. E penso che la categoria del lesbismo goda del discutibile privilegio di essere una delle più decostruite al mondo. Subito dopo forse viene la categoria di donna, e mi sembra anche di capire perché il desiderio delle donne, delle donne per le altre donne è ancora piuttosto poco dicibile. Poi comunque le lesbiche non sono tutte uguali, fortunatamente. E quindi usare la parola lesbica per indicare persone anche che hanno comportamenti, stili di vita, stili di abbigliamento anche diversi, penso che sia accettabile. Presentizzare il passato probabilmente avviene in tutte le epoche, è una cosa che si fa sempre, forse è perfino necessaria per accostarsi al passato, per poterne parlare. D'altra parte, introdurre la categoria di gender, che cos'è se non presentizzare il passato? E quindi questo penso che Ann Lister è stata tante cose, si può definire sicuramente un'imprenditrice, anche se, come dire, la sua carriera di imprenditrice non è stata fortunatissima, è stata una sportiva, è stata un'alpinista, è stata una donna travolgente.
Non si è mai però mascolinizzata fino in fondo come ci fanno vedere per esempio le sue rappresentazioni, soprattutto la serie Gentleman Jack, che ha un po' enfatizzato, usato in modo un po' spettacolare, no? I suoi gilet, le sue giacche maschili, il cappello a cilindro, non portava esattamente quelle cose lì. E d'altra parte lei non ha mai neanche rifiutato il suo corpo di donna, lei fa un uso assolutamente non conforme del suo corpo di donna, perché è una sportiva, perché cammina veloce, perché sottopone il suo corpo di donna a stress atletici che erano assolutamente imprevisti nella sua epoca. Però, per esempio, c'è un punto, lo si trova in questa biografia, in cui gli dice chiaramente che non avrebbe voluto essere un uomo o neanche considerato travestirsi da uomo, perché in tal caso non avrebbe potuto stare liberamente in compagnia delle donne. Quindi stare in compagnia delle donne sempre e comunque era il suo più caro desiderio. E quindi direi che definirla un'imprenditrice lesbica non è così sbagliato, insomma. Una cosa che mi ha incuriosito in un'intervista di Angela Steidel è il fatto che Lister non voleva essere definita saffica, perché per lei il termine saffica, donna saffica, aveva un'accezione che per lei era inaccettabile. In effetti io rispetto a questa cosa del definirsi mi sono chiesta come avrebbe potuto definirsi, perché come avrebbe potuto, prima di tutto perché la parola lesbica è diventata di uso comune più tardi, nella seconda metà dell'Ottocento. La parola saffica, direi più in francese, saffienne, era usata nei primi decenni dell'Ottocento dagli utopisti, da Fourier e Saint-Simon, peraltro in termini positivi, non negativi. Ma sono letture che Ann Lister non cita, che io non ho trovato, probabilmente lei non conosceva. D'altra parte, perché lei dovrebbe definirsi nel momento in cui scrive per se stessa? Non dimentichiamo che stiamo parlando di diari. Lei parla sempre di natura, lei dice questa è la mia natura, io sono fedele alla mia natura. Mentre per capire che cosa pensa delle lesbiche, mi sembra che lei non chiamava lesbiche, ma chiamava come donne, insomma vabbè, poteva definire le donne che stanno insieme alle donne, donne che vivono insieme, o che provano desiderio per le donne. E ci sono due incontri importanti nella sua vita che sono molto significativi. Prima di tutto, allora, Ann Lister vive in un mondo molto circoscritto, è un inglese del West Yorkshire che il suo sguardo è abbastanza limitato a questa prospettiva, perché non dimentichiamo che lei è soprattutto la discendente di una famiglia della piccola nobiltà terriera e ci tiene moltissimo a quello che è, no? È vero che viaggia molto, ma il suo mondo resta quello di Shibden Hall e dintorni. Non riesce mai a entrare nell'aristocrazia, ci prova, ma il sistema delle caste è molto potente, non ci riesce. Nei suoi viaggi lei porta con sé uno sguardo tipicamente inglese, direi per certi versi un pizzichino colonialista. In questo mondo quindi con cui lei si misura, lei è un unicum, c'è solo lei così, lei è diversa da tutti e di questo lei si vanta, di questo lei fa la sua forza, la sua diversità fa la sua forza. Però in queste occasioni incontra delle donne simili a lei e ha delle reazioni molto diverse. Le prime donne che incontra, anzi se le va a cercare molto attivamente, ci va apposta, sono le signore di Llangollen, cioè Eleanor Butler e Sarah Ponsonby, che all'epoca erano già anziane, vivevano in un piccolo cottage nel Galles e che erano già una leggenda vivente. Loro sono proprio, diciamo, il prototipo dell'amicizia romantica fra donne, celebrate come simbolo di un mondo di purezza femminile, di valori, di amicizia, eccetera. E Lister si chiede, ma sarà proprio solo amicizia quello che c'è fra loro? E si risponde, no, c'è qualcosa di più. Il suo sguardo su di loro è uno sguardo reverente, affettuoso, ammirato. Lei si può dire che Ann Lister è una fan delle signore di Llangollen, riesce a incontrarne una, l'altra era malata all'epoca della sua visita. Quando ci va, e ci va apposta, diciamo, ci va due volte, lei va per, come dire, constatare, toccare con mano che è possibile una convivenza lesbica riuscita.
E poi un'altra donna che lei incontra è Frances Pickford, che invece è una donna un po' più vecchia di lei, che aveva 13 anni più di lei, era un'intellettuale emancipata, di modi mascolini paragonabili ai suoi, cioè una donna che andava in giro da sola e che insomma leggeva, che viaggiava, eccetera. Da questa donna, che peraltro non le piace fisicamente, Lister prende le distanze, non si confida mai. Non ammette di avere niente in comune con lei, però sa benissimo di avere molte cose in comune con lei, e conclude dicendo alla fine, dice, alla compagnia di questa, di una donna colta, preferisco il flirt con una bella ragazza. E qui entra in gioco probabilmente la competizione, lei vuole primeggiare, questo è un elemento fortissimo del suo carattere. E ovviamente la sua diversità la mette, la sua unicità la eleva al di sopra di ogni gara, sempre. Però alla fine, in sostanza, abbiamo due comportamenti molto diversi. La coppia modello è ammirata, la coppia modello di donne che sono ormai entrate nella leggenda. La donna molto reale che lei incontra è invece tenuta a distanza, perché è una donna, secondo me, esattamente come lei, alle prese con le difficoltà quotidiane. Direi che è fondante nel suo definirsi, nel suo rapportarsi all'essenza lesbica, se vogliamo postulare una cosa del genere, è fondante l'idea della rispettabilità sociale, che per lei si concretizza nella coppia e nel matrimonio. Beh, quindi sarebbe poi stata contenta dell'evoluzione del cinema lesbico così come lo conosciamo oggi? Beh, non lo so, probabilmente si sarebbe sentita spossessata della sua unicità. Posso dirti solo una cosa? La Staide le dice, non si definiva saffica perché per lei saffica era la donna che utilizzava il dildo. Sì, forse a un certo punto dice questa cosa qui, sì, sì, sì. Sì, l'avevo trovata quasi divertente, però sì, ecco, perché mi era sembrata anche strana. Non è strano affatto, cioè la letteratura sul lesbismo, sulle lesbiche, era talmente balzana, diciamo. Non so se tu hai letto le relazioni amorose tra le fan di Marie-Jo Bonnet, però è un libro molto importante dal punto di vista della conoscenza di cosa è successo in Europa, in Francia in particolare, ma un po' in tutta Europa, anche in Inghilterra, a proposito del lesbismo, delle definizioni, di come veniva inteso. Molto meno del cosa succedeva realmente, perché cosa succedeva realmente la storia spesso non ce lo dice, sono gli uomini a definire le donne, a definire le lesbiche per secoli. Allora, a un dato momento si definiva lesbica colei che esercitava una parte attiva, e lei qui si sarebbe riconosciuta Lister, perché lei anche sessualmente e in tutti i campi si sceglie e riserva sia la parte attiva. Ma non ha mai utilizzato un dildo, non è una cosa che non, evidentemente non le interessava, probabilmente la problematizzava anche, non era per lei. Ascolta, ci sono due rappresentazioni sostanzialmente televisive, entrambe televisive, su Ann Lister. Nel 2010 esce The Secret Diaries of Miss Ann Lister, e poi va bene, nel 2019 la serie TV Gentleman Jack, entrambe prodotte della BBC, BBC Two per la prima, BBC One per la seconda, che sono un po' diverse, direi, a parte che sono separate da un tot di anni in cui comunque la rappresentazione del lesbismo è sicuramente molto cambiata e ha anche generato forse un fascino che va oltre il circuito lesbico, perché Gentleman Jack aspira, secondo me, proprio ad affascinare un pubblico molto ampio. Il film si concentra sulla relazione di Lister con Marianne Balcombe e presenta anche una personaggio, Ann Lister è sicuramente meno forte di quanto non appaia invece in Gentleman Jack, anche perché comunque c'è una differenza di età notevole. Nel film del 2010 ha circa 25 anni, in Gentleman Jack ha già 40 anni ed è in relazione con Neil Walker. Ecco, qual è secondo te di queste due rappresentazioni quella che si avvicina di più alla vera Ann Lister, così come emerge dal libro della Staidel almeno? Ma io non ricordo molto, io ho visto il film nel 2010,
non lo ricordo benissimo. Devo dire però che sì, comincia quando lei è piuttosto giovane, ma poi va avanti fino al suo incontro con la sua, diciamo, unione con Anne Walker. L'avevo trovato un pochettino, come dire, buonista forse, e si concentrava soprattutto sulla storia infelice con infelice, diciamo irrealizzata, con Marianna Belcom. Lei ha una storia per moltissimi anni, per mi sembra 17 anni, con una donna che si sposa. Dopo 2 anni che stanno assieme si sposa dicendo: ma tanto lui è più vecchio, morirà, resterò vedova e ci metteremo assieme, il che non accade. Il vecchio, che aveva da poco superato i 40 anni, morirà addirittura dopo Marianna e molti anni dopo la morte di Ann Lister. E quindi è una storia che ha degli alti e bassi, perché loro continuano ad essere amanti clandestine anche per molto tempo dopo che Marianna è sposata. Poco edificante come storia se non ci fosse l'amore. Nel frattempo l'amore viene molto enfatizzato in questo film. In realtà sì, Ann Lister non è una romantica che si perde dietro l'amore romantico. Diciamo che fino a un certo momento della sua vita quello che le interessa è conquistare, sedurre, portarsi a letto un gran numero di donne. Il matrimonio comincia a entrare in maniera, e sempre un po' nei suoi pensieri, ma diventa un'ossessione dopo i 35 anni. E lei lo riesce finalmente a realizzare con Ann Walker. Quindi diciamo che effettivamente la scelta di Gentleman Jack di parlare del momento in cui lei, già quarantenne, decide di accasarsi, è interessante perché ci fa vedere una Lister già più matura. È anche molto divertente il fatto che ogni tanto lei fa degli a parte in cui esprime un po' il suo pensiero, e questo riflette un po' la scrittura diaristica. Direi che Gentleman Jack è più vicino alla idea che abbiamo noi, anche un po' furbesco, ma giustamente, voglio dire, deve accaparrare la simpatia del pubblico. Quello che è un po' esagerato appunto è questa Lister è sicuramente una persona attiva, energica, ma era anche molto diplomatica e molto attenta, e in certi momenti l'Anlister di Suran Jones è, come dire, proprio una vera lesbica moderna, ecco, in questo senso, e anche che strizza molto l'occhio allo spettatore, alla spettatrice. Sì, che strizza l'occhio, però io penso proprio a tutti gli spettatori, a tutte le spettatrici. Cioè, Gentleman Jack, rispetto al primo film, secondo me, allarga la possibilità di affascinare, no, da parte di Ann Lister ad un pubblico molto più vasto, perché poi tra l'altro ha avuto un grandissimo successo ovunque sia stato proiettato. Perché secondo te, al di là dell'ovvia fascinazione che può avere sul pubblico lesbico, esercita una fascinazione così forte anche su pubblico eterosessuale o comunque che non è legato ad un ambiente lesbico? Ma secondo me sono, direi, due elementi. Uno, il fatto che è fortemente radicata in un contesto sociale storico, perché è così. Gentleman Jack ci fa vedere, si inventa anche delle storie collaterali, no? È strutturato proprio così. Non c'è solo la storia di Ann Lister, ma quella dei domestici, la domestica che si innamora, quello che si sposa, il delitto, le varie cose che non sto a dire per chi non l'ha visto. E soprattutto il grande fermento attorno alla costruzione della miniera e alla condizione anche operaria, cioè c'è un intero ambiente lì dentro, ed è, questo è reale, lei viveva molto, come ho detto, era molto radicata nel suo ambiente. E il secondo elemento è che si focalizza su Ann Lister come personalità, e lei come personalità era straordinaria, cioè non è straordinaria solo perché è stata una lesbica che ha scritto esplicitamente del suo desiderio per altre donne, era una donna straordinaria, era una persona come ne nascono poche, era una super ariete. Scusa, ti faccio apro questa parentesi, perché io a un certo punto, traducendo, mi sono detta: ma cavolo, è proprio un panorama arietino pazzesco. E allora ho chiesto alla mia amica Pat Carra, che è un'astrologa bravissima, senza dirle niente, di farmi, non dire neanche il nome, di farmi un oroscopo, e lei mi ha confermato e ha detto: ma chi è questa matta? Ha detto: a tutti i pianeti in ariete. Cioè, lei era veramente una donna travolgente.
E quindi un personaggio femminile che si presta tantissimo, tantissimo a essere protagonista, perché e che ha aspetti diversi, che mette in campo di tutto, dalla persuasione, questo è molto reale, all'irruenza, irrequieta, poliedrica. Ecco, in questo senso, secondo me, lei è un personaggio affascinante, lì bene hanno fatto a sfruttare questo proprio. Sì, tra l'altro, a me, ora questa è probabilmente l'ultima domanda, mi ha impressionato che Staedel parli di lei come, io non so come tu l'hai tradotto, è Beast of a Woman, una bestia di donna, perché credo che ci sia, no, nel libro questa definizione. Proprio perché, e questo lo dice, se non mi sbaglio, anche Sally Wainwright, può rimanere deluso chi vuole esaminare questa figura da un punto di vista, ad esempio, femminista. È una personalità degna di nota anche per il suo ruolo economico e politico, ma anche per certe idee politiche che comunque non sono progressiste, no? Era legata politicamente ai Tory, non aveva particolare interesse al suo personale di servizio. Io anche questo in un'altra intervista ho sentito appunto che lei quando decide di ricostruire parti di Shibden Hall fa in modo, ad esempio, che la servitù non debba circolare all'esterno, ma crea dalle loro stanze alla cucina dei percorsi sotterranei. Ecco, quindi una personaggia che in qualche modo ha dei, come dire, delle luci ed ombre che secondo me in Gentleman Jack escono abbastanza bene, mentre invece ad esempio queste parti nel film sono completamente taciute, non viene assolutamente fuori questo lato della personalità di Anne Lister. Ecco, appunto, tu pensi che sia una donna da santificare o appunto può essere da problematizzare? Ma santificare non penso che le interessasse, comunque io non santificherei proprio nessuno. Devo dire che personalmente non mi sono mai interessati i modelli, mi interessano le donne straordinarie e lei lo è stata. Sicuramente lei è stata una donna tremenda per molti aspetti, d'altra parte era una aristocratica, una piccola aristocratica che ci teneva moltissimo al suo privilegio e non era certo pietosa, non era, insomma, anche con le donne non è stata sempre... cioè i suoi atteggiamenti sono a volte un po' tremendi. Ma che cosa vuol dire questo? Non vuol dire nulla, cioè non è che noi dobbiamo sempre solo cercare dei modelli. Le donne tremende sono le donne più interessanti e lei è stata interessantissima proprio perché ci espone le sue contraddizioni. E Gentleman Jack, la serie, in parte lo fa, in parte smussa, perché comunque un po' di captatio benevolenza la fanno anche loro, perché se ce la facessero vedere proprio come era, forse il pubblico oggi farebbe più fatica a accettarla, come era, come viene fuori alcune cosette che vengono fuori dai diari. Comunque ci fa vedere anche questi lati un po' terribili ed è giusto così, cioè quello che secondo me è importante è vederla così com'era. Lei ci teneva, lei non voleva assolutamente essere un modello, lei ci teneva a essere un'eccezione, era su questa affermazione che diventa poi una specie di trionfo egoico che costruisce la sua personalità e le sue strategie di vita. E può anche darsi che, come conclude alla fine Staedel, ci si senta tradite da lei, perché Angela Staedel conclude dicendo: io quando mi sono accostata a lei ne sono stata sedotta e poi mi sono sentita tradita come tutte le altre, ma solo se si ambisce dei modelli rassicuranti. Chi cerca invece qualcosa di più reale non rimane tradita, perché lei è, Anne Lister è una seduttrice che crede nella coppia, è una bugiarda che nei suoi diari ci dice la verità, è una personalità travolgente che ha le sue debolezze, che è piena di piccolezze, di vizi, di contraddizioni e anche momenti di grande simpatia, oltre che di antipatia. E questo secondo me è molto più interessante che non un modello tutto positivo. Sono assolutamente d'accordo. Grazie Margherita, è stato come sempre un enorme piacere ascoltarti e chissà che non ci si possa incontrare in qualche prossimo episodio o magari anche dal vivo per qualche presentazione. Grazie a te. Finisce qui il mio viaggio nella vita e nella rappresentazione di Anne Lister. Grazie a Margherita Giacobino per la sua disponibilità e alla casa editrice Somar Edizioni per aver deciso di pubblicare Nessuna mi ha mai detto di no, Anne Lister e i suoi diari segreti, in libreria dal 20 settembre. Rino 1959, il podcast delle visioni lesbiche on the road, è un progetto ideato e realizzato da me con il supporto emotivo e pratico di Giuliana Misserville, che ha anche prestato la sua voce a Jeanette Winterson e a Jack Halberstam. E grazie a voi che avete ascoltato.